Strutture sensibili messe a dura prova dalla dilagante e irrefrenabile ondata estiva. Nelle ultime ore è esploso un focolaio nel reparto di medicina dell'ospedale di Sulmona che si è nei fatti trasformato in un'area Covid. Complessivamente sono 12 le positività riscontrate su 8 pazienti, 3 operatori, sociosanitari e un infermiere. Un quadro epidemiologico in via di assestamento che sta creando non pochi problemi in termini di tenuta del reparto, vista la cronica e annosa carenza di personale che si estende a macchia di leopardo su tutte le unità operative del nosocomio. La medicina sta attualmente operando con 2 infermieri, uno nell'ala Covid, uno in quella pulita. Sono stati quindi predisposti percorsi separati nel reparto, diviso dalla porta centrale, onde evitare promiscuità di spazi, ma il carico di lavoro diventa estenuante se si considera che gli operatori in servizio sono costretti alle doppie notti a saltare turni di riposo, una situazione che scaturisce da una politica aziendale che non ha prodotto interventi incisivi per il potenziamento delle piante organiche. Dopo 2 anni di pandemia, in una stagione che dovrebbe frenare i bollenti spiriti del virus, lo scenario epidemiologico appare tutt'altro che roseo, complice l'annullamento di ogni misura di prevenzione, dalla mascherina non più obbligatoria ai positivi che non osservano l'isolamento, fino ad arrivare ai cosiddetti furbetti del tampone, ovvero i pazienti Covid che non si fanno tracciare, ricorrono al fai da te. Ecco che il dilagare del contagio mette a rischio il sistema, già provato da una carenza di personale che in tempi normali si scontra con i pianoferie. Le rilevazioni odierne d'altronde non allentano la preoccupazione. Sul territorio si contano oggi altri 133 casi, di cui ben 26 reinfezioni così distribuiti: 52 a Sulmona, 14 a Castel di Sangro, 12 a Raiano, 8 a Introdacqua, 4 ciascuno ad Opi e Civitella Alfedena, 3 a Vittorito, Pesco Costanzo, Pacentro, Castelvecchio Subequo, 2 ciascuno a Scanno, Rocca Casale, Prezza, Prato La Peligna, Pettorano Sul Gizio, Pescasseri e Limonina Terno. Un caso a testa per Villetta Barrea, Villalago, Secinaro, Scontrone, Roccaraso, Rivisondoli, Galliano Aterno, Corfinio, Castellieri, Bugnara, Teleta, Anversa degli Abruzzi e Alfedena. Sulmona conserva il primato, staccando gli altri 30 comuni del comprensorio toccati dall'ondata estiva. Gli attuali positivi arrivano a quota 1.426, con le guarigioni che risultano ancora le grandi assenti, poiché non sono state rese note. Sale anche il tasso di ospedalizzazione per via del focolaio medicina, con 12 attualmente degenti sul comprensorio.